Allora, una cosa, doveva essere una conversazione fuori dalle telecamere, però c'è un punto pro wine. Io in mente le pro loco, quindi. Quella manifestazione viene fatta prima del Vinitaly e che viene fatta in Germania, quindi diciamo che sono forse le due più importanti per quanto riguarda il vino. Siete anche andati lì? No, noi non di solito scegliamo, di solito scelgo sempre l'Italia, quindi mi fermo qua e aspettiamo appunto che arrivino gli. Noi stiamo facendo un pro Daniele Combe, cioè noi stiamo anticipando. E il maestro, perché io ho anche un problema al ginocchio. E quindi unisci gambe l'altro. Unisci l'utile al dilettevole, quindi. Ma sì. Allora, un commento. Siamo di nuovo qua e insomma, per ora sta andando bene, insomma, la gente sembra interessata, si fermano, assaggiano, gradiscono e quindi insomma ci rincuorano e ci portano ad andare avanti su questa strada, insomma. Della qualità. Non voleva parlare. Oh. Faccio parlare volentieri. La prossima volta farai la nostra co-conduttrice. No, per carità, io dietro le quinte, non davanti dietro. Paola, ti lascio in pace. Grazie. Ciao. Aspettiamo il maestro un attimino. Signori di musica maestro, amici da casa e non solo, a Vinitaly abbiamo il momento clou. Chi incontriamo? Un personaggio. Nome e cognome dice tutto. Lei come si chiama? Daniele Comba, viticoltore in Castiglione d'Asti. E lei? Daniele Comba, trombettista Villar Pellice. Ciao. Ci siamo visti perché lui dà anche un supporto agli artisti. Ecco, abbiamo avuto un problema con una ballerina, adesso la sta controllando questo percorso. Allora, intanto, come ha detto la presentazione, tu sei in veste di viticoltore, giusto? Qui sì, in realtà io ho un doppio lavoro perché faccio anche il medico. E non in nero, attenzione, lui lo dice davanti alle telecamere. No, tutto. Lavoro il doppio, più che un doppio lavoro, lavoro il doppio. Faccio anche il vino, qui sono ovviamente a Vinitaly in veste di produttore enologico, di qualità, di piccola quantità ma di buona qualità. Oltretutto ho avuto l'occasione di contattare questo e dobbiamo venire a firmare. Anzi, aspettiamo la tua telefonata. Quando vuoi, un sabato, una domenica, un lunedì, che Andrea sia anche libero, con Joe veniamo a visitare perché è un'azienda molto particolare dove gli spazi e tutto. Andiamo a conoscere. Volentieri. Allora, due parole su Vinitaly, come ti sei quest'anno? Allora, Vinitaly quest'anno direi che si respira un clima un po' di maggiore ottimismo rispetto agli altri anni e anche un po' la sensazione che ci sia parecchio un ritorno di interesse al vino italiano. Chi fa la parte del leone sono le bollicine generalmente che ormai vanno in tutti i paesi, diciamo, nuovi al bere, però io vedo che cominciano ad arrivare anche dai piccoli produttori, perché uno dei problemi del piccolo che magari ha meno visibilità, invece adesso vengono a cercare proprio apposta il piccolo produttore di nicchia che fa del buon vino, che ne fa una quantità limitata ma buono. Direi che è anche bravo, proprio come facciamo una trasmissione Daniele Comba e Daniele Comba presentano. Io non so suonare però. Ma neanch'io. Senti, io ho un problema al ginocchio. Allora, la testa, questa è il. Non la so riparare. Però per la tua testa un buon bicchiere della mia barbera sarebbe perfetto. Allora vogliamo dire una cosa un po' fuori dalla parte tecnica. Ci siamo conosciuti perché ti mandavano sempre le arance a nome di Daniele Comba. Ogni tanto mi arrivavano delle telefonate dicendo: allora maestro, ci siamo intesi, vieni a Rimini il giorno X. E io sentivo al telefono e dicevo: ma veramente io non avrei la capacità di venire a Rimini il giorno X, forse lei pensa a qualcun altro. Daniele Comba, siamo dei miti. Sei un grande Daniele Comba. Salutiamo, arrivederci e buon vino, bevete bene ma con moderazione.